Ciao a tutti con un nuovo replay. Nuovo replay intitolato Stupidi idioti, ci hanno provato a fregarci. È stata combattuta con un po' di astio, diciamo. Una battaglia epica tra le forze del bene e quelle del male. Sì. Abbiamo da una parte gli uomini bestie e guerrieri del caos contro Bretonnia e l'impero. Odiatissima Bretonnia. Odiatissima, ovviamente, se la beccava il buon Ricky con 391 unità contro 1176. Abbiamo fatto un massacro, non ti preoccupare. Questa qua è una partita che ci tenevo a portarvela perché è stata dilaniante per il territorio. Qua vedremo che c'è una collina, ci sarà Wissemburg. Sì, Wissemburg. Che niente, ha precluso un massacro elevatissimo di unità. Cioè, semplicemente, fino all'ultimo, anche questa qua... È stata sofferta, ma l'abbiamo spuntata, come tutti i nostri replay, ovviamente. Ovviamente. Sono vittorie. Sono vittorie. Sì, mai una sconfitta. Devo dire che ultimamente ne sono arrivate un po' di più, però... Vabbè, ci sta, abbiamo anche sì. le ultime due che abbiamo giocato, le abbiamo vinte schiaccianti. Infatti, se mai commenteremo anche quelle. Anche se non sono belle, però sono per belle. Rimarcare il fatto che siamo superiorità, dei superiorità, esatto. Avete visto? Siamo anche contro gente che non è brava, no? È importante far vedere che, Madonna, che ce la crediamo. Eserciti numerosissimi contro. Tra l'altro questi affari, che ora non mi ricordo come si chiamano, sono... dell'impero. Sì, sono tipo le Gatling che sparano. Sono anti-toro, anti-minotauro proprio, ho letto. Cioè, nelle debolezze dicevano gli sviluppatori per tirarsi via questi eserciti. Allora, 13 minuti, pioggia, magari ci fosse anche qua. Andiamo a vedere gli schieramenti. Allora, partiamo con un bel 1100. Madonna, ma quanti erano? Erano il triplo di noi. Niente, cioè, cominciamo già faccia inizia a faccia. Inizia già il mio cannone. Inizia già il cannone di Ricky a tirare su Bretonnia. Erano tutti comunque belli uniti, neanche troppo dilungati. Fidati che l'avrò mancato. È la classica fortuna del cannone del Andiamo caos. A vedere, dai sto colpo. Lui sì, muove. Sì, no, manca. Ma sicuro, mi ricordo che ci avevi sclerato abbastanza. Guarda che arriverà. Niente, volevi. Prima addirittura, sì, neanche muovendosi. No, dietro. Non dopo, prima. Comunque devo dire, allora, qua a Bretonnia c'è il suo classico... Che laido, madonna. Cos'è, Luwen questo? Sì, sì, è Luwen. Ok, Luwen più i due paladini volanti che generano terrore, questi tizi qua. Madonna. Che non spaventerebbero neanche un bambino. I cavalli con le piume generano terrore. Spaventano. Poi abbiamo questi carceri popolani, questi Robin Hood. Che feccia, madonna. Feccia, cioè hanno anche il coraggio di avanzare. Feccia del Cagliari. Esatto, o genuani anche. Madonna. E poi vedete, c'è questa collina che sarà un po' l'epicentro dello scontro. Ecco, tutti gli imperiali a portarsi in posizione, abbiamo balestrieri, tutta roba da tiro, come ci si poteva aspettare, anche un mago della luce. Un piccolo colpo di tosse, scusate. Un mago della luce a piedi, un sacco di alabardieri, comunque c'è. Lancieri, guarda quanta marmellata da fare. E qua dovevi sparargli col cannone. Madonna. Comunque sì, cioè, sono. È per essere 3000, erano tutti così questi, cioè erano il triplo, guarda che bastardi. Guarda come le portano avanti. Non avevano tempeste o sbaglio? No. Cioè, questi arrivavano alla Starship Troopers, quindi, no? Esatto. Vabbè, torniamo alla velocità normale, vabbè, da noi c'è il classico schieramento, comunque ci stavamo dispiegando. Io mi stavo allargando già sulla sinistra con Corrado, che già lui stava andando già prima. Bretonnia invece mi stava facendo il giro con tante cavallerie per cercare di caricarmi. Vedi, anche questo colpo è stato mezzo... No, ho preso. È entrato anche bene. Anche il prossimo fa una marmellata totale. Vediamo. Però qua, vedi già... Guarda, paladino in tempo zero che arriva. Solo le retrovie, un po'. Ah, poi c'è questa cavalleria qua su semigrifone nelle retrovie. Guardalo. Guarda che laido. Iniziano. Ci prova, ma i Chosen glielo impediscono. Iniziano le bestemmie di Ricky. Gli manda l'altro di rinforzo. Cioè, ditemi se non è sgravo, non ha perso neanche un HP.
Addirittura ti ha intaccato i... No, vabbè, il cannone sì, ok. Un pochino, io mi ero rotto, inizio a caricare quei Chosen. Ma i Chosen... Guarda. No, 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 ma i Chosen non... Ok, qua inizia già la roba in salita. Come vedete, i Chosen stramega in svantaggio. Sì, ma guarda come si parano, guarda quante frecce hanno incastrate negli scudi. Ma anche sul corpo, certi. Ma se ne sbattono. Se ne sbattono proprio. Guarda come caricano, che fieri. Sono fierissimi, eh. Altro che quei bretoniani schifosi luridi. Sigvald, bello codardo stavolta, eh. Sigvald l'ho tenuto dietro perché volevo buffarli, buffarli a livello di morale. Ecco che qua ci mischiamo già tra tifoserie. Siamo belli eterogenei perché qualcosa abbiamo fatto insieme, Sì, no, no, qua spalla a spalla, mentre Corravate. No, questo qua sono io, mi sa, con l'unità di Minotauri, sì, sto andando su. C'è anche questa carica collinare che comunque era venuta abbastanza bene, no, inizialmente, però qua, sono cioè, troppi. no, qua è un massacro. Iniziano ad Questo è arrivare le lo prime sbarco in frecce. Normandia, proprio. Guarda sti bei caproni come iniziano a essere impallinati. Capisci? Sono le loro terre, no? No, merda. Devo vedere qua il toro, scusate perché ero un attimino. Dalla prospettiva del toro, eh? Lancieri popolani. Immobili, tra l'altro, che si Respinto ferma. con la forza Sì, ma addirittura. adesso. Niente, si ferma solo per caricare. Merda. Contatto dei Chosen con Sigvald. Ora arrivano i Chosen da dietro. Sopra inizia. Questa carica di Minotauri, vediamo un po'. Lui cercherà di chiudermi quei lancieri. Eh sì, perché sono di più. Cioè, se lui ti girava L'ho questo. fatto, però ha avuto una sorpresa amara. Guarda un po' i Minotauri, su cosa gli rimandavo. Dietro già. Questi massacravano già gli arcieri. Io cercavo di togliergli le retrovie. Minchia Lowen, minchia Lowen. Odiosissimo. Tanto arriva il gigante in secondo tempo. Madonna, quei paladini anche, c'è di Ma qua già tutto. stava scappando, eh. Sì, I sì, sì, lancieri sì. sta. Guarda, I uno, lancieri andavano. due, Guarda che me li tre sta truppe in girando fuga. dietro. Tutti in fuga erano sti qua. Quella di destra gliel'ho devastata con... Anche presi i Bestigor, poveri Sì, cristi. Boh! tutti. Gigante, guarda come urla. Come tiene la mazza. Le frecce che gli si incagliano addosso. E andiamo a vedere qua sopra. Qua sopra era merda, perché erano troppi. Però Corra, è vero, ci eravamo persi queste tre truppe di Centigor. Grandissime, mettergliele qua, eh. Vediamo se le usa. Qua una tempesta di frecce. No, qua le stava cercando di ritirare lui, eh. Ma per forza erano troppi gli arcieri. Qua basta. Cioè, se caricava testa bassa le perdeva tutte. Però è una situazione di merda. Massi del Centigor. Minotauri, vedi che merda. Cioè, senza. Sì, solo con le frecce degli Solo con le arcieri. frecce. Cioè, vediamo un po'. Quanti me ne erano rimasti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sono tutti ma feriti. Tutti feritissimi. Guarda che mi sta caricando con la cavalleria lì in fondo, perché lui con la cavalleria ha cercato di insinuarsi nelle mie Ah, questa linee. qua è la Manticora. Su Sì. altri Vai arcieri, comunque, eh. a vedere le mie retrovie, perché lui con la cavalleria ha cercato di infilarsi con tre truppe di cavalleria sulla mia artiglieria, solo che io ho girato una truppa di Chosen e gliele ho respinte. Ecco Coi che Chosen. parte. Respinte coi Chosen le cavallerie. Ah no, no, infatti, ma sono buoni, sono degli armadi. Con la truppa ferma, ah, li muove anche Li loro? muovo dopo, Andiamo sì, perché volevo a avere. vedere. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa succede, eh. Merda. Che bastardi. Sì, ma non me ne ha ammazzati tanti. Si Minchia, una rialzano. carica travolgente, comunque questa. Si rialzano i miei Chosen e lo massacrano.
Cannone. Il cannone sta puntando, sta già sparando. Perché poi rimarrà lui con Lowen sul mio Sigvald con altre tre truppe. Io mi sparo addosso volontariamente col cannone per farglieli secchi. Beh, sì. Qua comunque toglie, aveva già tolti. Sì, ma guarda che non ne ho perse. Sembrava un massacro, ma praticamente non ne ho No, no, perse. infatti li ha già tolti. Qua altre truppe di... cioè Bretonnia completa, questa linea, la grossa linea che aveva di roba, l'ha tutta persa, eh. Madonna. Grande, facendo anche zero danni alla Manticora, eh. Manticora che continua a mietere vittime qua in mezzo. Ci stavano raggruppando, ti manda Guarda, Lowen. guarda, arriva Lowen. Merda. Merda. Cade nella Ma scarpata. qua nella scarpa. Sì, geografia, questa, termine della geografia umana. Truppe che ovviamente si riprendono sempre anche se sono in rotta e tornano. Tra l'altro senza motivo. No, infatti, cioè. Noi praticamente avevamo subito zero perdite, sul E fronte infatti li stavamo iniziale. muovendo sull'impero. E qua io sì, infatti faccio risalire, di fronte a fucilazioni brutali in salita, sull'impero. E qua c'è proprio stata una scalata. Il gigante li guarda. Ah no. Marmellata anche di Bestigor. Sì. Merda. Il toro qua in mezzo che... Madonna. Madonna. Gli eroi immobili ancora. Lui aveva tre Ma volanti, infatti Aven. non ho capito perché non li muovesse. Qua intanto immagino che lui abbia mossi Centigor, no? Dove cacchio li ha messi? Corra. Ah, eccoli qua. Comunque l'impero già qua si stava Sì. Io compattando sul monte, intanto gli stavo muovendo le carrozze qua sulla destra senza farmi vedere. no? Le solite carrozze di ricchi. E gliele stavo facendo muovere sulla collina. Passeggiando però, non me le via. Ormai sono abituate troppo a Non volevo bere. dare nell'occhio. Dai, vedere qua. Un Ma. masso. No, Oh! assurdo. Qua fa scendere la loro Manticora perché ricordiamo che l'impero c'ha. Ciao. Ah, Che bella! Questa è bastardo. proprio una bastardata che ci tenevo a farvi vedere. Praticamente spieghiamo cos'è questa magia di È merda. una magia del mago della luce che blocca le unità in posizione per quanto 15-20 secondi. E 20, mi pare. le unità possono solo difendersi in mischia, non possono muoversi. Cioè, con tutte le unità che avete visto all'inizio di fucilieri, di artiglieria, loro ci hanno bloccato su in salita mentre stavamo scalando il monte. In questa situazione qua. Guarda dove sta arrivando il colpo. Ah, non sta. Me lo sto sparando Oh! addosso su Sigvald che è da solo contro un paladino e tutte quelle truppe lì e Luwen. Vediamo un po'. Oddio! Questo qua è il primo e fa un po' di danni. Il secondo fa tabula rasa. Tipo napalm. Esatto, adesso arriva anche il secondo. Tanto Sigvald è da solo che combatte, Minchia che cuore, Xirvald. Andiamo a vedere sto masso dove va, invece. eh. Infatti, Ma... da domani lo nerferanno. Peccato, sarà... Ricordatevi Sarà meno preciso. di questi bei tempi dove i Saigor erano dei cecchini ancora. Sta arrivando l'altro colpo dell'artiglieria, comunque. Sì, ma lo vediamo partire da qua. Intanto, no, era emblematica questa scena perché... Decimati. Andiamo a vedere i numeri. Eccolo lì che arriva. Non stavamo bene, eh? Cioè sì, abbiamo Eccolo lì che recuperato. arriva nel fondo. Ah, eccolo, vediamo. Merda. Questo mi sa che gli è passato un po' No, più su. no. Ah, no, li hai presi. Madonna. Senti la musica come c'è da dentro. Guarda come sono disposti a raggiera. Piazza pu come fosse sbocciato un fiore. Madonna.
Madonna. Intanto un po' di acqua ci voleva, le feste. Un po' di innaffiamento. Però non si sono persi d'animo, lancieri, No, no, erano ma belli perché erano carichi. talmente tanti che... Niente, qua i lancieri, per quanto io mi impegnassi a sterminarne, erano ovunque. Da notare la magia fissa. Cioè, guardate le perdite, le Madonna. Sì, tutti questi... Ecco, tutte adesso ci siamo frecce. liberati. Il toro, guarda il toro. Sì, il Minotauro prova a In più infilarsi. presi da dietro da qualche stronzo brettoniano. Fate di giro le armi grandi. E qua con due, guarda un po' che cuore, eh. Non rimaneva niente. Il mio toro e il suo. Il gigante ormai è allo stremo delle forze. La carrozza sarà per fare qualcosa, insomma. Ma mi sa che ancora giù ce l'hai, eh. Aspetta, forse sta salendo, la vedi lì? Quell'indicatore azzurro. Questa Sì, che sì. spunta la punta e basta. Esatto. Sì, ancora in salita. Ancora lì, con calma, la marcia della carrozza. 633, Lentamente, non c'è fretta. beh, abbiamo diminuito di un terzo lo stacco, però guardate le truppe. Cioè, consumate all'osso, queste. Madonna. Volano altri sassi. Qua in mezzo cos'è che c'era che si I dava? miei Chosen, i dei Minotauri. Minotauri di Corrado, questi qua. Il masso va su altre truppe. Che vabbè, fa un po' calare il morale. Niente, riusciamo praticamente a scavalcare la collina, ma con poche unità, non con molte. Adesso iniziano a compattarsi, è un problema. Il mio lord è morto, Sigvald. È morto lì in mezzo dove ce Sì, l'avevi, vabbè. troppi, troppi. La mia cavalleria comunque li ha dispersi, eh. No, ma infatti, ora. Non sono riuscito a salvare Sigvald, ma con la cavalleria sono riuscito a disperderlo. Qua le truppe cercavo di compattarle il più possibile, ma. Dargli coraggio, niente. Cade anche il gigante. È una disfatta. Minotauri che ci danno finché non hanno proprio finito le energie. Però l'impero, come vedete, scappa. Scappa in massa. Terrorizzato tranne Carl Guarda, Franz. guarda l'ombra. Ma. Madonna. Il cannone ce l'avevi ancora? Sì. Dove puntava ormai il cannone? Ah no, forse alla fine Ora le cavallerie me di l'erano riuscito a Teutonia. fare con le cavallerie per quando mi ero allontanato. Sì, vedi. Sì, ma guarda i cavalieri del Reame, sti qua, cioè. Tre truppe ne aveva. Stava girando tutto. Questi qua te li tenevi un po' di scorta. Me li tenevo freschi. Vedi, sto arrivando Ma con i c'era Chosen. bisogno qua, stronzo. Vabbè, ma tanto stavo facendo il giro con la carrozza. La carrozza sta per arrivare. Vedrai adesso cosa succede con la Cioè, guarda che carrozza. Ti ritirata qua. prego di seguirla fra un po'. La Intanto carrozza. sì, sto Guardala, è caricando lì, le grandi sì. spade. Sì, vai pure, Guarda vai. qua i Minotauri contro i Demigryph. Madonna, le grandi spade demolite lì in fondo. Sì, lì. Allora. Le Adesso è bello, adesso la devi seguire un secondo, perché lui carrozze? cosa farà con l'impero? Lui adesso compatta tutto l'esercito Sì, in cima alla in collina. cima alla collina mentre noi combattiamo e guarda con la carrozza. Guarda la carrozza. Seguiamo la presa diretta, eh. Gliene fa due entrate, gliene faccia No, così. merda. Ma perché questa qua non è stata tanto No, veloce? si sono incagliati Perché perché. erano poco veloci, lui ti blocca di nuovo con le Sì. reti. Allora cosa decido di fare? Dico, no, non posso avere una carica così. Lo metto ancora più alto sulla collinetta e gli faccio caricare quando sono disposte lì. E adesso, Più che intanto noi... altro, meno male che non avevano unità da tiro qua, avevano solo grandi spade, No, ce ne spada. avevano, però non mi No, guarda sparavano. qua. Ma mentre il tuo Minotauro combatte, mentre il tuo Gorgul combatte, guarda il lato. Eh sì, perché Sta guarda. arrivando, eh? Sta Guarda. arrivando la carrozza che ha preso velocità, eh? Sì, si vede, aspetta che. Guarda. Sì, Charms! Charms! Sì, ma guarda quanto penetra. Mio Dio. Mio Dio. Come spalare, no? Sì.
togliere delle, sai, delle montagne di terra. Guarda il... Com'è Guarda che come nome ha sto qua? frusta il Il cocchiere. cocchiere, Però decido che no? Ma... non è sufficiente. Allora rimuovo i carri e faccio una seconda passata. Sì, ma qua praticamente... Cioè, E guarda un continuavano po'. a resistere comunque. Il toro io per fortuna l'avevo riuscito a salvare. L'avevo pozzato, gli avevo fatto ricaricare la vita e gliel'avevo mandato in mezzo. Cioè, mandare un toro qua in mezzo che non c'è un eroe che te lo ferma. Potrebbero essere anche i 3.000 dell'inizio, non cambia niente. Madonna. Assolutamente. Tanto i nostri continuano a combattere. Non so perché non li muovesse, li teneva in fila. Qua c'era un odiosissimo Karl Franz che provava a fare danni. Ah, qua praticamente... puntuale, un'altra magia. Questa Arriva un'altra caricata di carrozza. qua stanno tornando indietro. L'hanno già rifatta, infatti marmellata totale. Il toro che ci continua a dar dentro, guardate... Madonna, No! No! come formiche. Cioè... Chosen pieni, quelli lì, sono full vita. Praticamente stiamo facendo arrivare tutti i rimasugli iniziali della roba. Cavalieri da dietro. Guarda sti sassi così. Però Senza pietà. la barra era ancora a metà, diciamo. Stava più pendendo verso di noi. Guarda qua il toro su Madonna. Karl Franz. Vediamo l'altro masso. Merda. Qua c'è il rissone, con Karl Franz arriva anche Luwen. Guarda le carrozze, le cavallerie, che giri che fanno. Scontro di quartiere ormai. Ah, ma loro li avevano arretrati ulteriormente. Cioè, questa partita mi ha lasciato di stucco perché nessuno mi ha toccato le carrozze. Ma basta. Nessuno. Ma oh, ogni quanto ce l'avevano sta cazzo di magia. Fermi Ma perché penso lì ne a avessero prendere due. Penso ne botte. avessero due. Cioè, poi andiamo a vedere quanti me ne sono rimasti, ma. È veramente scandaloso. La devono nerfare più che altro. 20 secondi sono veramente Troppi, tanti. E fai 10 a sono volerla. già Qua tanti. continua a far sparare le Gatling, il bastardo, eh. Cioè, secondo me appena si toglie ora sta magia qua. Guarda, capisce che deve alzare i tacchi, il signorino. Ce la faranno, dici? Madonna, no. E arrivano i Bestigor. Tant'è. Ah, il mago bastardo. Guarda quanti volanti che hanno. Continuava. Il lord dell'alleato, un altro è morto, eh? Quello di Korra, mi sa. Sì. Il suo Malagor lì. Guarda, cioè. Ah, questa qua era la nostra barra, ok. Guarda quanti sono. Ma sono ancora tanti, eh. Loro. Era già la seconda ritirata che facevano perché sono partiti da qua. Altro un altare Era. del caos, quello lì nel mezzo, sulla collina, è un altare del caos. Bellissima sta mappa. Sì, è bella, dovremmo rigiocare. Minotauro in rotta. Ah. Ma qua cosa gli era rimasto in Stavo questa. ancora combattendo con qualche unità da tiro. Come il cancro, eh? Non si levavano queste No, unità. Bretonnia non cedono mai. Mai, cioè, c'erano i popolani, ok, però. Niente. Qua la coppiata d'oro, Kazrak e il toro che si fanno coraggio per tornare, il carro che fa la sua manovra. Gli stavo mandando un'unità di Chosen full vita. Vediamo, ora si disputerà tutto qua. L'ultimo minuto di C'è un'altra battaglia. unità di Chosen dietro che li segue. Seguiamo, praticamente fanno rientrare le Gatling, arrivano i guerrieri, belli carichi. Limpidi sono quelli iniziali. Il toro Ma hanno torna. E combattuto, questi. Ma ci arrivano passeggiando in perché vengono bloccati battuta. dalle artiglierie, quelle, le Gatling, li body bloccano. Minchia Rellowen su Kazrak. Guarda che tocchi che toglie Rellowen Troppo di un vita. bastardo. È una merda, Rellowen, veramente. Ha ha ha.
col cappellino. Maledetti. Cioè, si stanno continuando a ritirare sotto la collina questi. Però andiamo a vedere un attimo i numeri prima. Arrivano i carri, sulla destra. Che li prende dal lato. Ah, eccoli. Comunque a numeri erano ancora di più loro, eh. Sì, erano poco. E avevano meno... più eroi, avevano ancora i Karl Franz. Madonna, io non oso immaginare. Guarda un po'. Infatti con i carri mi è andata molto bene. Ti vedi arrivare una cosa così, cosa fai? Guarda lui, che lo spadaccino. Lui ci ha provato almeno. Sì. Niente, neanche se buffati, probabilmente avevano qualche buff. Sì, comunque. Avevano i buff del mago della luce di merda. Comunque eroi un po' con i guanti di velluto. Sì, non li hanno usati molto, non so come mai. Se li avessero usati tutti fin da subito, cioè, secondo me ci avrebbero spazzato via. Ma spazzato magari no. Cioè, ci hanno provato. Cioè, classico Karl Franz salvato con una KP. Guarda come scende Lowen. Atterraggio verticale per Lowen su... sui Chosen. Sui Chosen, ma sono i secondi finali ormai. Ne spazza via un po', ma non ce ne frega già più un cazzo. Madonna mia. E, cioè, tra l'altro, veramente, noi ne avevamo 250, allora ne avevano di più. Sì, ma di più dipende anche dalla qualità. Ne avevano 250 strabuoni, loro avevano 300 spadaccini. E arcieri. Dovevano far scendere gli eroi, invece sono così... sono così ingordi. Gli seguivo Lowen... con i Chosen e glielo body bloccavo con le carrozze. Grande. Là in mezzo una carneficina ed è finita. È andata così. Andiamo a commentare un attimo il punteggio. Allora, 120 da solo il toro. E 197? Questi Bestigor eroi, minchia, da incorniciare dei Bestigor che fanno 197. Il gigante purtroppo... è stato fermato alle battute iniziali con 300.000 arcieri. Vabbè, però qualcosa l'ha fatto. Minotauri, qua, cioè, fidati è già tanto, perché io con gli Spinogor ormai riesco a fare più kill. Cioè, costano sempre 1.600 schierarne due truppe. Sì, quindi. L'impero, guarda, con i Demigriff ha fatto un centinaio di kill. Quando li ha usati un po' all'inizio, mi sa. Corra con... 100 kill con il toro e 100 con i minotauri. Vedi, se ne fai già 100 con i minotauri è già un buon risultato. Io ne ho fatti una 67, vabbè. 120 io e lui, 97, sono due unità singole che ti fanno... 200 kill, di più di 200. Di più di 200. Andiamo a vedere Ricky. Allora, qua Ricky solo col cannone 105, 113... con le armi 170 con i Chosen, 115. I tre carretti, 135. 160 con la cavalleria. Però non le ho viste, sti... No, perché non l'abbiamo seguito, però ho fatto tanta Bretonnia. Sono quei lancieri che erano tipo in fondo alla mappa. Sì, sì, seguivo loro. Poi anche con le armi grandi, 113, che non è male, perché comunque sono armi grandi, non sono Chosen, sono guerrieri del caos. E i Chosen, vabbè, si spiegano da soli. Cioè, persi anche pochissimi. Cioè, questi neanche uno perso, mi sa, Fa vedere? Sì, non ne ho persi, sono gli ultimi. E guarda quante kill hanno fatto, 60 kill. 60 ma non... senza mai perderne uno. Ma me la sono giocata bene. Loro, questa. Questi Demigriff, ok, Bretonnia, cioè... Feccia da, con i due paladini. Da scaricare nel cesso e tirare la catena. Guarda quei lancieri, zero. Non hanno ucciso manco uno. Ma guarda poi tutti questi arcieri popolani. Questi lancieri. Madonna, che fece. Avrà fatto tutto l'ultimo impero, immagino. Ma poi anche questi qua costano, Cioè, è brutto fare una 20, 19 kill. Mi ha caricato i Chosen con dietro le armi grandi, non ha avuto tanto impatto. Se queste gli sopravvivevano erano cazzi, comunque. Vedi, ha fatto un pochino di più lui, facendo un po' di kill qua e là, ma... Minchia, erano proprio massificati al massimo. Madonna. Poca artiglieria, tantissimi uomini. È stata la Starship Trooper. Solo un mio Chosen ha fatto di più di tutto il suo esercito di kill. Ma anche il toro, Anche il toro. Tranquillamente. E vabbè, dai, questa qua partita eroica alla storia per la risalita della collina.
Vittoria, bella mappa, Vittoria, ovviamente. bella geografia della mappa Sì. e niente. Niente, ci risentiamo per la prossima puntata, per la prossima vittoria, ovviamente. Schiacciante, non Schiacciante. pirrica, pirrica cosa? 1000 a 3000, direi che è Il andata niente male. male trionfa ancora una volta sul bene. Sempre. Ciao Ciao ragazzi. ragazzi.